Ciao a tutti, ho ordinato su eBay questo kit di montaggio. È un MP3 Tucci 64. In pratica consente di caricare, salvare dei programmi e dei giochi utilizzando la porta dataset del Commodore. Con questo adattatore i programmi del Commodore si caricano come file audio, sia su smartphone che su altri dispositivi. E ho già in mente un bel esperimento. Approfitto del montaggio di questo circuito per mostrarvi come si saldano i componenti su un circuito stampato. Quindi il video di oggi è un tutorial su come montare circuiti elettronici, su come saldare componenti tradizionali a foro passante evitando di commettere errori. Ma la prova di questo circuito la vedremo più avanti, in un altro video. Iniziamo ad aprire la confezione del kit di montaggio. All'interno del kit sono presenti tutti i componenti elettronici da montare sul PCB e le istruzioni mi sono state inviate in formato elettronico e le ho sul tablet. Per montare questo kit occorrono diversi strumenti. Innanzitutto il saldatore. Io ho una stazione saldante a temperatura regolabile. La stazione è dotata di supporto per il saldatore e della spugnetta per pulire la punta. La spugnetta deve essere sempre imbevuta con acqua. La punta deve essere sempre in ordine. Evitate assolutamente di pulirla con la lima o con la carta vetrata. Meglio pulirla quando è calda utilizzando la spugnetta imbevuta d'acqua oppure della paglietta leggera se fosse molto incrostata. Ci occorre anche la lega di stagno. In commercio ce ne sono di diversi tipi. Lo stagno che si è sempre utilizzato in passato era una lega di stagno piombo che si scioglieva a circa 190 gradi. Oggi il piombo è stato bandito, per cui si trovano leghe di stagno con altri metalli che si sciolgono a temperatura superiore, anche a 220 gradi. Le leghe più pregiate contengono anche l'argento, che migliora la conducibilità elettrica e rende le saldature più lucide. Nello stagno per saldatura sono presenti delle anime che contengono il flussante, che pulisce le superfici metalliche e favorisce l'adesione dello stagno liquefatto. Anche se non lo utilizzo, può venir comodo un supporto per tenere il circuito stampato. E può anche essere utile la pompetta succhia stagno per rifare qualche saldatura venuta male. Usiamo la pinzetta per montare dritte le resistenze e il tronchesino per tagliare i reofori dei componenti dopo averli saldati. E non può mancare un aspiratore per evitare di intossicarci con i fumi della saldatura. Per la pulizia dello stampato dopo la saldatura, consiglio dell'alcol e uno spazzolino da denti, nonché uno straccetto che non lascia peli. Inizialmente verifichiamo che la punta del saldatore sia collegata a terra. Con il saldatore spento e freddo, potete fare la verifica con il tester provando se c'è continuità elettrica tra la punta metallica del saldatore e la terra. Prima di saldare componenti elettronici, consiglio anche di toccare ferro. Questo non è solo un gesto scaramantico, ma serve anche per scaricare eventuali accumuli di elettricità statica presenti sul nostro corpo, che potrebbero danneggiare i semiconduttori più delicati. Tutti i componenti che vediamo nel kit sono a foro passante. Per la saldatura di componenti SMD a montaggio superficiale ci sono anche altre tecniche che però non vediamo in questo video. Diamo un'occhiata al circuito stampato. Possiamo notare che il PCB è a doppia faccia con fori metallizzati. Questo significa che le piste di rame scorrono su entrambi i lati del circuito stampato e sono tra loro collegate. Lo potete vedere con il tester, c'è continuità elettrica tra la parte superiore ed inferiore di un foro. Infatti il canale del foro è rivestito di metallo, con un processo detto metallizzazione. Per questo motivo bisogna prestare attenzione a non allargare fori con il trapano. Se si toglie la metallizzazione, le piste superiori non risultano più collegate a quelle inferiori. Qualora si rendesse necessario allargare un foro, ad esempio perché il reofro del componente è troppo spesso, bisognerebbe saldare il componente sia sopra che sotto il circuito stampato per ripristinare la continuità elettrica. Tutti i reofori dei componenti e le piazzole dello stampato devono risultare belli lucidi. Se fossero ossidati, andrebbero puliti prima di saldarli. Bene, iniziamo a saldare i componenti. Io comincio sempre da quelli più bassi, in modo da poter appoggiare lo stampato mentre saldo. Iniziamo quindi a montare le resistenze. Ogni resistenza ha un valore ohmico differente ed è identificato dai colori sul corpo. Normalmente le resistenze hanno 4 anelli di colore. I primi due identificano il valore, il terzo il moltiplicatore e l'ultimo la tolleranza. Nelle resistenze di precisione c'è un anello di colore in più. Ci sono quindi 3 anelli che identificano il valore, il quarto indica il moltiplicatore e infine l'ultimo la tolleranza. Le resistenze non hanno una polarità. Si possono montare in entrambi i versi indifferentemente. Per ordine mi piace comunque girarle tutte dallo stesso verso. Man mano che montiamo le resistenze, senza saldarle, tiriamo delicatamente con la pinza i reofori e li divarichiamo. Questo serve per evitare che le resistenze cadano quando giriamo lo stampato per saldarle.
Bene, possiamo iniziare a saldare le resistenze. Innanzitutto regoliamo la temperatura del saldatore. Possiamo iniziare a 320 gradi, che dovrebbe essere un buon compromesso per i piccoli componenti. La misura della temperatura non è sempre precisa sui saldatori, quindi potrebbe essere necessario scegliere temperature differenti. Per fare una saldatura come si deve, a saldatore caldo, inizialmente puliamo la punta del saldatore con la spugnetta bagnata. Appoggiamo la punta delicatamente sulla piazzola da saldare del circuito stampato, in modo che tocchi sia la piazzola che il reoforo del componente. Dopo un paio di secondi, avviciniamo lo stagno in modo che si sciolga. Togliamo lo stagno e lasciamo il saldatore ancora per un paio di secondi. Infine, togliamo anche la punta del saldatore. E proseguiamo così anche per gli altri reofori. Cerchiamo di montare le resistenze belle aderenti al circuito stampato. Bisogna usare sempre stagno nuovo dal rotolo che contiene flussante e la punta del saldatore deve essere pulita spesso. Di tanto in tanto togliamo via lo stagno vecchio dalla punta del saldatore e poi la passiamo nella spugnetta imbevuta d'acqua. La saldatura dei singoli punti deve avvenire nelle tempistiche che ho indicato prima. Se si tiene troppo tempo il saldatore su un punto, il componente potrebbe surriscaldarsi e danneggiarsi. Inoltre, se la temperatura fosse troppo alta, oppure se il saldatore fosse trattenuto per troppo tempo su un punto, le piazzole dello stampato potrebbero staccarsi. Relativamente alla quantità di stagno, deve essere sufficiente per coprire tutta la piazzola. Nei circuiti a doppia faccia, lo stagno può anche scorrere nel foro, fino ad arrivare dall'altro lato dello stampato. A questo punto possiamo tagliare l'avanzo dei reofori con un tronchesino. Le saldature devono venire il più possibile lucide. A volte capita che venga una palla biancastra. In questo caso, il flussante presente nello stagno non ha fatto bene il suo lavoro, per cui è bene aspirare la saldatura fatta male e rifarla. Si può togliere lo stagno in eccesso con la pompetta succhia stagno. Poi eseguiamo nuovamente la saldatura con lo stagno nuovo del rotolo. Dopo aver montato le resistenze, possiamo passare agli altri componenti. Lo zoccolo del circuito integrato ha una tacca che serve per orientare il chip nella posizione corretta. Per tenere in posizione lo zoccolo, dopo averlo inserito, possiamo divaricare un paio di piedini agli angoli opposti. Mentre saldiamo i due piedini, si può premere lo zoccolo in modo da montarlo aderente allo stampato. Io faccio questa operazione con le dita, dato che i miei polpastrelli sono ormai ricoperti di amianto. Vedete voi se utilizzare qualche altro oggetto, che non brucia e che non si scioglie, per tenere premuto lo zoccolo mentre saldate i primi due piedini. Dopo aver verificato che lo zoccolo risulti aderente al circuito stampato, possiamo procedere a saldare gli altri piedini. In questo kit non sono presenti condensatori elettrolitici, diodi oppure transistor. Qualora dobbiate saldarli, ricordatevi che sono componenti polarizzati e vanno montati rispettando la polarità corretta. Ora montiamo i due connettori per spinotti jack, il trimmer e i condensatori non polarizzati, prestando sempre attenzione a saldarli aderenti al circuito stampato.
I due LED sono componenti polarizzati e oltretutto delicati. Vanno inseriti nel verso corretto e saldati velocemente. Per sicurezza potete anche abbassare leggermente la temperatura del saldatore. Cerchiamo di montarli dritti, saldando dapprima un reoforo, poi raddrizzando il LED e infine saldando il secondo reoforo. Montiamo quindi gli interruttori. Per saldare il connettore Edge del dataset si può alzare la temperatura del saldatore. Le piste dello stampato e i contatti del connettore sono più grossi. Lo saldo allineandolo inizialmente al layer inferiore del circuito stampato. Poi piego le linguette superiori del connettore e le saldo sul layer superiore del circuito stampato. Ok, il saldatore non ci serve più. Prima di spegnerlo, sciolgo una piccola quantità di stagno sulla punta, che serve per preservarla quando non lo utilizziamo. Prima di montare il circuito integrato nel suo zoccolo, procediamo alla pulizia dello stampato. Con il circuito stampato raffreddato, possiamo usare dell'alcol e lo spazzolino per rimuovere i residui di flussante che era nello stagno. Usiamo lo straccio per pulire lo spazzolino e anche il circuito stampato stesso. Ripetiamo l'operazione anche 3-4 volte, fino a che lo stampato non risulta bello lucido e non appiccicoso. Terminata la pulizia, possiamo inserire il circuito integrato nello zoccolo. Pieghiamo leggermente i piedini lato per lato, premendo l'integrato sul piano del tavolo.
Quando i piedini hanno raggiunto la larghezza corretta, possiamo infilare il circuito integrato all'interno del suo zoccolo, rispettando la polarità. Ovviamente, prima di provare il circuito, possiamo dedicare qualche minuto per verificare di aver montato i componenti con i valori giusti e nella posizione corretta. Bene, il montaggio è terminato e lo stampato è venuto bene. Se vi iscrivete al canale YouTube e attivate la campanella delle notifiche, verrete avvisati quando proverò questo circuito e quando pubblicherò altri tutorial, esperimenti o recensioni. Un saluto da Amedeo Valoroso!